Ehi, bentornati su Breaking Italy. Stiamo per parlare di un colpo di stato che sta avvenendo in queste ore in Myanmar, o Birmania, come molti ancora inquadrano il paese che si trova qui, a fare da cuscinetto montuoso tra la Thailandia e la Cina. Ma alla fine, sapete qual è il centro della questione, come al solito? L'esercito. E il fatto che il potere, lo abbiamo ripetuto spesso, anche quando è incastrato in complicati meccanismi democratici, burocratici, rituali e sistemi di contrappesi, è sempre, sempre, sempre legittimato da una cosa, che è l'uso della forza. Chi ha le armi decide su chi non le ha. Questa è Aung San Suu Kyi, la leader della Lega Nazionale per la Democrazia, cioè il partito di gran lunga più popolare del paese, e anche la de facto leader della nazione, che in Myanmar si chiama consigliera di Stato. Stamattina San Suu Kyi è stata arrestata dall'esercito, gesto che ha di fatto dato l'inizio al colpo di Stato, che ovviamente è stato giustificato dall'esercito stesso, come accade sempre, ora ci arriviamo, ma che di fatto sancisce il passaggio di potere forzato da quelli senza le armi, cioè i politici, a quelli con le armi, in questo caso l'esercito guidato dal generale Minh Aung Hlaing, che ha nominato come presidente ad interim un altro ex generale che serviva come vicepresidente. Ok, contesto. Il Myanmar è un paese abitato più o meno quanto l'Italia, che non solo è molto povero e quindi lontano dalle attenzioni generali, il suo prodotto interno lordo è quello che è, se comparato sia ai paesi limitrofi come la Thailandia, che ad altre nazioni come la Grecia, il Vietnam o la Nigeria, e sì, continua a fare sto giochino da anni per mettere le cose in prospettiva. L'economia nigeriana cresce più di quella greca, anche se queste sono tutte ben lontane da economie più strutturate come quella francese o italiana. Il Myanmar diventa praticamente una linea piatta, e sì, sì, c'è anche il prodotto interno lordo pro capite diviso per la popolazione, così la Grecia poverina un po' si risolleva. Ma non è un paese soltanto povero, dicevo, è un paese complicato. È abitato da etnie diverse, spesso in disaccordo, che non hanno realmente una storia di coesione alle spalle. Anzi, banalizzando centinaia e centinaia di anni di storia in due secondi, che non abbiamo tempo, sono stati sotto un impero piuttosto esteso solo sotto la dinastia Taungo per circa 150 anni, sino a metà del 1700. Poi è collassato tutto, nel XIX secolo sono arrivati i britannici, poi i giapponesi, poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, e alla fine colpo di stato nel 62, dittatura militare socialista e ingresso nella sfera di influenza cinese. Ogni volta fanno notare gli storici e i supporters dei militari, perché ci sono, che non c'è stata una forte presenza top-down, in moltissimi gruppi etnici, che sono circa 135 raggruppati dal governo birmano in 8 macrogruppi, tendono a spararsi addosso. Dal 48 ad oggi si è registrata nella zona la più lunga guerra civile al mondo, che infatti, nonostante i cessati il fuoco e i momenti di tregua, non è mai realmente finita, va avanti da 70 anni, con continui tentativi di questo o quel gruppo etnico, sono tutti armati, di dichiararsi indipendente. In tal senso, quindi, l'esercito ha assunto un ruolo di collante che però non piace a nessuno. I militari sono largamente sgraditi a tutti, e non solo. I militari, in questo caso, non sono soltanto militari, cioè gente armata che, boh, si allena a sparare, a arrampicarsi sulle corde, quella roba lì, ma è una vera e propria forza di controllo politico che ha interessi diretti e, in qualche caso, il controllo di pezzi di economia, di territorio e di aziende. Tenete conto, infatti, che il Myanmar viene da un'economia comunista, controllata, e questi strascichi si vedono tuttora. E in più, i militari hanno anche un posto fisso in Parlamento. Appena 12 anni fa, infatti, il Myanmar ha iniziato il lungo processo per divenire una democrazia funzionante. Perché dire democrazia è facile, mentre raggiungerne una che non ripiombi nella dittatura appena fa mal tempo è più complicato. Nel 2010 la giunta militare è stata infatti sciolta e sono state indette le prime elezioni politiche. Ma ovviamente, nel processo di lasciare andare pezzi di potere, i militari si sono presi il sicuro, assicurandosi appunto un controllo su pezzi strategici del paese e addirittura che una loro rappresentanza politica, fissa al 25% dei seggi, fosse garantita in Parlamento, che di fatto dal 2010 è così. Soltanto il 75% del Parlamento è a nomina politica. Il resto? Sono soldati. Non solo, perché i militari, oltre alla loro quota fissa, hanno anche un loro partito di riferimento, quello di destra della solidarietà e dello sviluppo, che però alle ultime elezioni a novembre è andato malissimo. Su 434 seggi ne hanno conquistato appena 24, mentre l'NLD, il partito di San Suu Kyi, se ne è portati a casa 368, quindi una vittoria schiacciante. Questo ha fatto adirare i vertici dell'esercito, che da subito hanno iniziato a parlare di brogli a favore del partito di San Suu Kyi. Ora, sti brogli sono ampiamente considerati improbabili, sia visto il controllo che i militari esercitano sulla vita pubblica birmana, e tantissimo, sia data l'enorme popolarità di San Suu Kyi, che nonostante nei recenti anni abbia perso moltissimo dell'accreditamento internazionale che era riuscito a conquistarsi,
per aver sostanzialmente chiuso gli occhi di fronte a un genocidio perpetrato nei confronti di una di queste etnie, i Rohingya, quindi un po' distruggendosi questa immagine di donna della democrazia birmana che si era coltivata sullo scacchiere internazionale, è ancora popolarissima in Myanmar, soprattutto tra i membri dell'etnia Bamar, che è quella più rappresentata, che la considerano una sorta di madre della patria. Perfetto, quindi i militari hanno iniziato ad agitarsi in questi giorni. Sulla stampa birmana si è cominciato a parlare della possibilità di un golpe, i militari hanno inizialmente escluso la possibilità, hanno detto che i commenti del generale erano stati malinterpretati, poi l'ipotesi arresto è divenuta più plausibile, alla fine si è concretizzata. E lo fanno per la Costituzione. Un anno di governo militare, hanno detto, che, ve lo dico per esperienza, tende ad allungarsi moltissimo, ma che servirà a riscrivere la carta costituzionale. Perché non c'è niente meglio di questo. Un tizio che entra nella riunione di condominio armato, dice che adesso comanda lui per un po', e che bisogna rivedere le regole su come funzionano le cose nel palazzo. E che ci penserà lui. Gentilissimo. Stamattina i giornali di tutto il mondo sono stati quindi inondati dalle testimonianze dei cittadini birmani, soprattutto di quelli nella capitale, Naypyidaw, e un'altra grande città, Yangon, che ovviamente si sono spaventati per la decisione dei militari di bloccare fisicamente le strade, chiudere le banche, causando un'ovvia ma inutile corsa agli sportelli, e interrompere momentaneamente le trasmissioni televisive, le comunicazioni telefoniche, e adesso che siamo nel nuovo millennio, di internet. Anche qui, roba già vista però, lo si fa per evitare che qualcuno possa opporsi, organizzarsi o chiedere ai cittadini di scendere in piazza, cosa che aveva ad esempio fatto Erdogan durante il colpo militare in Turchia, che infatti era fallito. Ciononostante i rischi sono altissimi, l'hanno fatto notare gli esperti, come ad esempio il noto giornalista Tant Minh Thieu, che si occupa proprio di Myanmar, che ha sottolineato la natura instabile della nazione. Con un governo largamente impopolare, che prende il controllo con la forza, in uno spazio occupato da diverse etnie ostili tra loro, tutte peraltro armate, cosa mai potrebbe andare storto? Ovviamente tutti quanti hanno condannato il colpo di Stato, dall'alto rappresentante dell'Unione, sino alla presidente Ursula von der Leyen, sino anche all'amministrazione Biden, che tramite la sua portavoce, James Psaki, ha fatto sapere che gli Stati Uniti sarebbero pronti ad intervenire se i militari dovessero continuare a ostacolare il processo democratico. Anche se ovviamente non è dato sapere in che modo sarebbero pronti a intervenire. Sono questioni complicate alla fine, e parliamo di una nazione al confine con la Cina. Non è che adesso siamo pronti a mandarci paracadutisti. A un certo punto ha persino iniziato a circolare l'invito della stessa San Suu Kyi, rivolta alla popolazione, a tenere duro. Ora, cosa succederà? Non ne ho idea. Immagino non l'abbia nessuno in realtà, e che questa notizia a un certo punto si perderà nel rumore di fondo, come spesso sono queste notizie di conflitti in luoghi lontani. Come le tensioni nel Tigre, ad esempio, come il Nagorno-Karabakh. A un certo punto si perdono, non c'è abbastanza attenzione per tenerle tutte a fuoco. Però, ripeto la cosa che ripeto sempre quando affrontiamo questioni come questa. Non facciamo l'errore di credere che siano storie che non ci appartengono. Né nello specifico, perché la crisi di qualcuno è sempre opportunità per qualcun altro, nella vita come sullo scacchiere internazionale, né in generale, perché cambiando i nomi e il colore degli addendi il risultato non cambia. Luoghi divisi da regionalismi, persone che vogliono il controllo su altre persone e lo fanno nel nome del bene collettivo, e alla fine la consacrazione del fatto che la natura del potere è sempre, 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 sempre quella che deriva dall'uso o dalla minaccia della spada. Rieccoci, torniamo a parlare della Russia, perché per il secondo weekend consecutivo ci sono state partecipatissime proteste di piazza in risposta all'arresto di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin, rientrato in patria 2 settimane fa dopo essere stato in Germania, ve lo ricorderete, dove aveva ricevuto delle cure per un avvelenamento causato da un agente nervino. Sebbene meno che nel primo weekend, infatti, comunque migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di molte città, principalmente però Mosca e San Pietroburgo, causando nuovamente una risposta muscolare, in molti casi violenta, da parte del governo e delle forze dell'ordine. Secondo OVD Info, infatti, mentre il registro ci sono stati ben 5.414 arresti, di cui 1.800 solo a Mosca. 5.400. Peraltro, tra le persone arrestate, tanto per rimanere nel perimetro delle tradizioni, c'è di nuovo Yulia Navalnina, moglie dell'oppositore Navalny, arrestata dalle autorità russe per aver protestato contro il tentativo delle autorità russe di avvelenare il marito, immagino. Gli slogan delle rivolte sono tanti, ma principalmente i manifestanti chiedono il rilascio dell'attivista e accusano Putin di essere un ladro, soprattutto dopo la pubblicazione di un video da parte della Fondazione Anticorruzione creata da Navalny,
che parla di un'immensa proprietà del valore superiore a 1,37 miliardi di dollari che sarebbe stata acquistata dal presidente Putin attraverso quella che è stata ribattezzata la più grande tangente della storia. Sorprendentemente, tra l'altro, giusto sabato scorso è saltato fuori un miliardario russo, tale Rotenberg, un oligarca magnate del gas, che reclama la proprietà del palazzo dicendo che sia suo, non è di Putin, e sarebbe una struttura destinata a diventare un hotel di lusso in un paio d'anni. Quindi, tutto è bene quel che finisce bene. Dedichiamoci un attimo a capire la portata di queste proteste. In Russia, partecipare a una manifestazione non espressamente autorizzata, anche se si svolge poi pacificamente, può comportare rischi concreti e facilmente condurre all'arresto. Sarah Rainsford, corrispondente della BBC a Mosca, ha ad esempio fatto notare che anche se momentaneamente uno dovesse riuscire a sfuggire ai manganelli della polizia, che di nuovo abbiamo visto dai molti video, è in genere piuttosto delicata nell'approccio, si può successivamente essere licenziati, multati o incorrere in successivi procedimenti penali, anche solo per essere stati lì, in piedi, a cantare un coro. Seppur in numero inferiore dell'altra volta, quindi, il fatto che così tante persone continuino a manifestare a loro rischio e pericolo è un indice significativo del sentimento di ingiustizia che parte del popolo russo dice di star provando in questo momento. Come detto in altre puntate, peraltro, il personaggio Navalny è controverso e in generale molto divisivo. E per quanto il suo arresto sia stato la causa scatenante delle manifestazioni, tantissimi tra i protestanti dicono di non essere suoi sostenitori, ma di essere in piazza perché riconoscono, nelle vicende che riguardano l'attivista, degli avvenimenti gravissimi in generale, delle sorte di precedenti meritevoli di reazione. In molte occasioni abbiamo visto influencers, celebrità, intellettuali vari ricordare che quello che succede a Navalny potrebbe tranquillamente succedere, con anzi maggiore facilità, a qualsiasi cittadino russo. In risposta, il governo ha reagito con il pugno di ferro, dicendo di farlo però per il bene del popolo. Vi ricorderete ad esempio che le autorità si erano mosse online per evitare che ai giovani, che sono in realtà un grosso pezzo della protesta, fosse mostrata propaganda, cioè che altri giovani li invitassero a manifestare ad informarsi. E in generale i raduni, le manifestazioni, sono state contrastate per ragioni anti-Covid, anche se ovviamente è una storia che lascia un po' il tempo che trova. Negli scorsi giorni, ad esempio, è molto circolato un video che è una sorta di flash mob, organizzato dalla direzione di una piattaforma di e-commerce che si chiama Simaland, in cui a centinaia di dipendenti, vestiti tutti allo stesso modo, con i capellini militari, è stato chiesto di marciare, ballare e cantare a sostegno di Putin. Canzoni peraltro dai titoli accattivanti come Quando ci picchiano ci rialziamo, che ok, ma anche Russia vai avanti e Vladimir, siamo con te. Che ok, ci sono dei precedenti canori che sicuramente vengono alla mente, ma è importante ricordarsi che in Italia, da noi, questa roba non succede. Anzi, l'azienda in questione era già stata criticata in passato perché chiede ai dipendenti ogni mattina di cantare l'inno russo e fare attività fisiche di gruppo all'inizio di ogni giornata lavorativa. Qui, ovviamente, il rischio Covid non c'è. La polizia non è intervenuta, il flash mob è andato avanti, tutti contenti. Sapete contro chi è invece intervenuta la polizia di recente? A quanto pare contro una pattuglia di europarlamentari italiani, composta da Brando Benifei, anche noto come quello che è andato da YouTube quella volta, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Maiorino. È successo in Croazia. I quattro sono infatti stati respinti dalle autorità croate durante una trasferta per ispezionare la frontiera della cosiddetta rotta migratoria balcanica, precisamente un campo profughi vicino alla città di Bihać, al confine tra Croazia e Bosnia e Erzegovina. La rotta balcanica, ve lo ricorderete, è una delle principali vie migratorie verso l'Europa. Parte dalla Turchia, passa per la Grecia, per poi attraversare i Balcani fino all'area comunitaria Schengen. Al confine tra la Bosnia e Erzegovina e i paesi comunitari, però, i migranti si vedono spesso respinti, con violenza, proprio dalle forze europee, senza avere quindi la possibilità, peraltro garantita loro, dovrebbe essere uno degli elementi fondanti di come gli europei trattano i rifugiati, di fare esattamente quella roba lì, cioè fare esaminare la loro richiesta, perché se non arrivano mai e non chiedono asilo, non esistono e non li devi ospitare neanche momentaneamente. Tra questi paesi vi è appunto la Croazia, che bloccando il flusso migratorio nel nord-ovest bosniaco forza i migranti a stare nei campi profughi più o meno improvvisati oltre il confine comunitario, in Bosnia. Proprio a Lipa, uno di questi campi, lo scorso 23 dicembre era stato appiccato il fuoco dopo uno sgombero da parte delle autorità locali, che ovviamente, come qui, sono spinte dal malcontento locale. La gente vede il degrado, vede i disperati, non vuole né il degrado né i disperati, e quindi
ruspa. E proprio come per le ruspe in Italia, quando c'era lui nello scorso governo, a queste azioni non seguono politiche per ricollocare la gente. E a Lipa è successo lo stesso, con 1400 migranti sostanzialmente mollati, senza un posto dove andare. A questi si sono poi aggiunti altri 1500 richiedenti asilo e rifugiati in genere, che sostano in accampamenti nelle vicinanze abusivi. Tenete conto che c'è la neve, la gente sta dormendo e vivendo in condizioni terrificanti. Il risultato è definito da Amnesty International una catastrofe umanitaria che vede circa 3.000 persone senza le condizioni di vita minime, quali acqua potabile, elettricità, riscaldamento, fognature. Il cibo arriva attraverso le organizzazioni umanitarie, tipo la Croce Rossa, ed è raramente sufficiente per sfamare tutti. E a fronte di questa situazione, anche visto il fatto che il confine è presidiato da Frontex, l'agenzia europea, e pagato con i soldi europei, i deputati hanno inizialmente deciso di ispezionare i sentieri battuti dai migranti all'interno di questa grande foresta, la foresta di Bojna. Ma a 500 metri dalla frontiera, racconta Benifei, li aspettava la polizia croata, che aveva preventivamente allestito uno sbarramento con del nastro bianco, giustificando il blocco con la possibile presenza di mine e opponendosi sino ad addirittura formare una barriera umana. Insomma, lo hanno fatto per il bene dei parlamentari, obbligandoli quindi il giorno successivo a ripiegare per un'ispezione al campo di Lipa in Bosnia, le cui immagini sono comunque terrificanti, perché in un certo senso sono prodotto dei respingimenti croati che non è stato possibile documentare. Però ci sono le mine, quindi che ci vuoi fare? Sono le mine. A tal proposito sono arrivate sia le lamentele del segretario del PD Zingaretti, che ha commentato l'episodio come un fatto gravissimo, ma persino di David Sassoli, presidente dell'Europarlamento, che ha ricordato come la Croazia, essendo paese membro, dovrebbe garantire massima libertà agli europarlamentari. Su Repubblica c'è persino riportata una possibile protesta che dovrebbe arrivare alla Commissione Europea, partendo dall'esecutivo, c'è scritto, cioè il governo, che però in questo momento è messo come è messo, quindi non è chiaro. Ma in generale, lo so che questa cosa non sarà percepita come bipartisan, questi sono europarlamentari del PD, quindi è una cosa di sinistra, tanto più che a tanti elettori di destra, non a tutti ovviamente, ma è abbastanza comune, sembra non fregare granché dei migranti che stanno nella neve, muoiono di fame, di freddo, sono derubati dai poliziotti, va tutto benissimo. Però in generale è abbastanza umiliante, sia per l'Europa che per l'Italia, che dei parlamentari europei, nostri connazionali, vadano in Croazia e la polizia, in barba a decisioni prese precedentemente, a trattati a regole, finisca a trattarli come li ha trattati. Ma immagino l'importante sia mettersi la bandierina italiana su Twitter e dichiararsi patrioti protestando contro il politically correct quando Trump viene bannato, quindi va bene anche così, dai. In ultimo, veloce fotografia della situazione vaccinale in Italia. Due cose al volo. Primo, l'approvazione di AstraZeneca dell'EMA e dell'AIFA. E secondo, alcune dichiarazioni di Arcuri e Burioni a che tempo che fa. Che c'è il dissing. Il vaccino AstraZeneca è infine stato approvato sia dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, sia dall'AIFA, quella italiana. Vi ricorderete che di questo vaccino si era molto parlato già nelle scorse settimane, in realtà, a causa di alcuni intoppi nella produzione, dopo che appunto AstraZeneca si era accodata ai ritardi di Pfizer e Moderna, e quindi aveva promesso 40% di dosi in meno rispetto a quelle precedentemente concordate. È successo un casino, ne abbiamo già parlato. Oltre a questi due aspetti, però, ampiamente attesi e noti, ne arrivano altri meno attesi, che lasciano anche un po' così, sinceramente. Salta fuori che il vaccino AstraZeneca ha un'efficacia di appena il 59% e sarebbe da utilizzarsi preferibilmente nei pazienti dai 18 ai 55 anni, in quanto l'efficacia in pazienti più anziani sarebbe per ora dubbia. Responso simile ha raggiunto anche l'agenzia del farmaco tedesca, raccomandando il farmaco a individui fino ai 64 anni, mentre l'EMA non ha dato limiti di età, pur ammettendo di non avere dati sufficienti per assicurare l'efficacia per i più anziani. Quindi è un vaccino che pare non funzionare bene quanto gli altri e che non è sicuro funzioni sulle persone più a rischio di tutte, cioè gli anziani. Bello. Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ne ha parlato ieri a Che Tempo Che Fa, giustificandone l'utilizzo con l'argomentazione che raggiungere anche solo quella fascia di età fino ai 55 anni sia già un ottimo risultato. Secondo lui, infatti, sarebbe importante immunizzare questi individui in quanto parte della popolazione più attiva e più a rischio contagio e di conseguenza spesso veicolo di ulteriori contagi per i più anziani. E vabbè, durante la stessa puntata, poco dopo, Fazio intervista però il noto virologo e divulgatore Roberto Burioni. E Burioni
ha detto un'altra cosa, in qualche modo contraddetto Arcuri, sostenendo che il vaccino AstraZeneca rimane efficace nel prevenire la malattia grave, quindi quella che rischia di mandarti all'ospedale, nei casi più gravi in terapia intensiva, ma al contrario sembra non prevenire l'infezione asintomatica, il che vanificherebbe il discorso dei mancati contagi. Se sono malato, ma non lo so, sarebbe più facile contribuire alla diffusione del virus da malato asintomatico. Oggi i giornali italiani si stanno lanciando sulle ipotesi su chi sarà il destinatario di questo vaccino e sembra per ora esserci consenso sul fatto che il governo voglia distribuirlo tra le categorie a rischio ma non mediche, quindi docenti, forze dell'ordine e popolazione carceraria, anche se potrebbe essere che a un certo punto saltino fuori delle differenze regionali sull'organizzazione delle priorità. Per il momento non è chiaro, quindi non ha senso parlare del nulla. Si inizia peraltro a parlare della chiamata di medici specializzandi per iniziare a immunizzare noi sporche masse con sto vaccino che funziona la metà delle volte. Quindi nel caso preparatevi, che il paese conta su di voi. Bene, era tutto, grazie per aver guardato. Vi ricordo che lo show è sostenuto tramite un sistema di abbonamento ed è ormai inizio febbraio, quindi quale momento migliore per regalarsene uno, così a caso, per il mio compleanno? 10 giorni e sarò ulteriormente invecchiato. Volete negare a un vecchio un abbonamento, a un uomo con i piedi sulla fossa? Non credo. Breakingitaly.club e saprete tutto quello che dovete sapere. Fate i bravi, ci vediamo domani.